In diretta proprio con il nostro Enrico Giancarico, il sindaco di Pescara Carlo Masci da quella zona. Vediamo anche delle fiamme alle vostre spalle, insomma, segno che insomma, il rogo magari è stato circoscritto, ma è ancora purtroppo attivo. Enrico, per le ultimissime a te col sindaco. Enrico, un attimo soltanto, cerchiamo di ripristinare anche l'audio perché non ti sentiamo. Adesso sì, adesso anche, abbiamo anche l'audio. Eccoci, sì, dicevo. Direttore, guardate in tempo reale le fiamme proprio che stanno riprendendo vigore. Qui alle nostre spalle siamo naturalmente alla Pineta d'Annunziana, ma io vado subito in diretta con il sindaco Carlo Masci, che ringrazio. Sindaco, io rimetto la mascherina per le norme Covid, ma respirare con quest'aria non è affatto facile. Sindaco, dicevamo a microfoni spenti, una delle cose più brutte della storia di Pescara. Sì, noi l'anno scorso abbiamo avuto l'incendio a San Silvestro. Drammatico, ma questo è peggio perché ha interessato la Pineta d'Annunziana e purtroppo non si placa perché con questo vento caldo i lapilli si spostano da una parte all'altra e quindi il Canadair non fa in tempo neanche a spegnere un incendio che ne riparte un altro. È arrivato fino alla spiaggia l'incendio, alcune palme, ombrelloni si sono incendiati, quindi veramente drammatica questa situazione. Speriamo di uscirne nel più breve tempo possibile. Oramai sono quasi 3 ore che siamo qui, vediamo attorno a noi distruzione, è veramente un dramma, viene da piangere perché la Pineta d'Annunziana, questa è la riserva naturale, è il punto più delicato, oltretutto dove non si può entrare per pulire il sottobosco proprio per mantenerlo integrale, ma questo poi succede, che il fuoco attecchisce facilmente e neanche i vigili del fuoco riescono a Allora, domarlo. sindaco, adesso è proprio arrivata una struttura dei vigili del fuoco che in tempo reale vedremo domerà le fiamme. Ecco, proprio stanno già lavorando lì dietro. Eccoli qui, vigili. Guarda Alberto, guarda di qua, Alberto, di qua, Alberto. Eccoli, proprio i vigili del fuoco che stanno entrando per domare le fiamme in questa zona. Sindaco, facciamo un attimino, ripercorriamo la giornata di oggi. Da dove è partito l'incendio e se sa se ci sono danni gravi a persone e cose? Allora, l'incendio è partito da via Terravergine, ci sono stati 7 punti in cui è partito l'incendio, quindi non si capisce bene. Adesso poi toccherà agli inquirenti verificare che cosa è successo e quali sono state le cause dell'incendio. Però è partito a via Terravergine, poi è proseguito su Fosso Vallelunga e quindi è arrivato fino al mare e poi si è spostato sulla Pineta d'Annunziana in questo comparto, in questa zona. Ecco, Guardate in vedete, tempo reale. nonostante i vigili del fuoco stiano lavorando, l'incendio non si riesce a domare, ma il Canadair qui ha buttato tantissima acqua e queste sono le situazioni. La Pineta è quasi totalmente distrutta, è questa zona del comparto 5, il comparto più delicato. Purtroppo veramente il vento non si placa, il caldo non diminuisce. Mi dicono che in Abruzzo ci sono decine e decine di punti che stanno prendendo fuoco. Qualcuno dice che c'è chi sta innescando delle micce per creare queste situazioni. Sarebbe Io gravissimo. veramente una cosa gravissima, drammatica, la Chi l'ha detta distruzione. questa cosa? L'hanno detto. Poi sai, sono voci che girano, queste bisognerà Ci sarà lavoro verificarle. per gli Ci inquirenti. sarà molto lavoro, ma quando si parla di 20-25 punti, tant'è che i vigili si sono distribuiti in tutto l'Abruzzo, i Canadair erano già occupati e quindi sono stati dirottati su Pescara. Un Canadair e 2 elicotteri ho visto in azione da quasi 3 ore, perché io sono qui In tempo reale, dall'inizio. diciamo che anche verso San Silvestro si comincia a Sì, vedere il fumo ecco, nero. questo è il punto, che in diverse zone partono incendi. Adesso è San Silvestro, la collina lì è Sì. bruciata, quindi non si capisce se è il vento che sta portando la pilli nelle varie zone C'è proprio un elicottero lì a San Silvestro, eccolo lì. Ci sono persone che o incoscienti, perché poi basta una sigaretta buttata e prende fuoco una pineta, ma Soprattutto con ho questo. visto che è successo anche nella zona nord al Globo, dove sono scoppiate 2 macchine dove c'erano dei cartoni vicini. Evidentemente qualcuno ha buttato una sigaretta, non lo so, questo mi hanno detto, le 2 macchine sono scoppiate. Siamo in una condizione veramente che io non ricordo, una Ecco, cosa che non ricordo, oltretutto in diversi punti della città.
Sindaco, torno alla domanda che ho fatto all'inizio, ovvero se lei ha conoscenza di danni gravi a cose e persone. Abbiamo evacuato tutti questi condomini che erano vicino alla Pineta, ci sono delle case isolate che sono state colpite, abbiamo sentito scoppi di bombole di gas, quindi adesso vedremo bene, per adesso stiamo pensando a spegnere gli incendi vari, ecco adesso un elicottero che si sta avvicinando a un punto dove c'è un incendio, però non è qui, ma qui c'è l'incendio, quindi evidentemente anche in altre zone, come ho detto prima, ci sono ancora focolai accesi. Ecco, lì sta buttando acqua, vicino alle case, cioè siamo proprio nella zona urbanizzata della città. Direttore, io ho l'auricolare per questioni naturalmente di sicurezza, per questioni di rispetto delle normative Covid, non posso girarlo al sindaco Masci, però se hai qualche domanda la giro immediatamente al primo cittadino di Pescara. Il sindaco può approfittare di questo spazio in diretta per dare delle comunicazioni che ritiene importanti alla cittadinanza, sia per quel che riguarda i comportamenti da mantenere, sia per quel che riguarda la mobilità e l'aiuto ai soccorsi, cioè il non intralcio perlomeno dei soccorsi, come comportarsi in questo momento, anche le indicazioni che loro hanno dalla Protezione Civile per insomma, gestire la mobilità nella città, perché c'è stato anche un momento in cui abbiamo visto i turisti in fuga dagli stabilimenti balneari, anche la paralisi del traffico, è la cosa peggiore in un momento in cui sono in azione mezzi di soccorso e mezzi di intervento. Giro subito la domanda al sindaco Masci, mentre il Canadair proprio in questo istante ha gettato tantissima acqua nella zona di San Silvestro. Resta con noi Alberto, diceva il direttore Carmine Perantoro da studio, se vuole approfittare della diretta di Rete 8 per lanciare un appello, un messaggio anche sulle norme da seguire in questa situazione, anche per evitare l'intralcio ai soccorsi. Sì, abbiamo visto molte persone che si sono accalcate qui proprio nella zona dell'incendio, abbiamo chiesto di allontanarsi perché le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile devono agire in maniera tranquilla senza avere problemi intorno a pensare a chi sta guardando l'incendio. La situazione è veramente drammatica. Io ringrazio tutte le forze dell'ordine che sono in prima linea, prima ho visto arrivare decine di macchine di carabinieri, finanza, polizia, la polizia municipale, noi siamo qui dalle 3:10, 3:15 con tutto lo schieramento per allontanare le persone, per controllare l'incendio con i vigili del fuoco che sono in azione, il Canadair adesso sta tornando, ecco l'elicottero, veramente è una situazione surreale quasi, sembra di stare all'inferno, ma veramente viene da piangere con la Pineta che si vede distrutta, la Pineta d'Annunziana, il nostro fiore all'occhiello, sono le nostre radici queste che vanno in fumo. Direttore, ti assicuro che ha le lacrime agli occhi il sindaco allora, Carlo Masci, se hai altre domande siamo le qui. Le agenzie stanno confermando la notizia di fiamme alimentate dal vento che si sono spostate verso la collina di San Silvestro, che sono quelle che ci avete documentato in diretta anche voi, e a Colle Breccia. Inoltre è stato attivato il COC al comune del museo Vittoria Colonna, altre notizie appunto che riguardano una situazione molto difficile in via della Bonifica. Ricordo ci sono al momento ufficialmente 7 feriti tra cui anche una bambina, ma si tratta di persone intossicate, per fortuna non in modo grave dal fumo più che dalle fiamme. Sindaco, non so se è ancora in diretta. Qualche secondo, ripristiniamo il collegamento con Giancarli. Beh, allora, qualche secondo, avete sentito la regia, a che ovviamente i nostri tecnici stanno lavorando in situazioni di emergenza, proprio per fare il punto sul fronte, quello più attivo in questo momento, ma ricordiamo che oltre alla zona sud della Pineta di Pescara ci sono altri roghi in corso in Abruzzo, uno molto serio nella zona di Valle Vo, Costa dei Trabocchi, nella zona nord della provincia di Teramo, anche altre segnalazioni. Questa mattina c'è stato a Piano d'Orta l'intervento di un Canadair,
poter a Pescara, adesso anche a San Silvestro, nuove fiamme. Ecco, non so se ci sono ulteriori informazioni, soprattutto ecco, cercare di capire anche come si organizzerà l'assistenza alla popolazione, in particolare alle persone che sono state evacuate dalle loro abitazioni. Qualche informazione di più, Enrico, anche sull'attività del COC che è stato attivato al Museo Vittoria Colonna, poi casomai più tardi ci collegheremo anche con quest'altra postazione. Enrico. Giro subito la domanda al sindaco Carlo Masci, non so se ha ascoltato il direttore da studio, se ci sono delle indicazioni per chi ha bisogno, per gli sfollati, qualche indicazione sul COC. Sì, noi abbiamo ovviamente aperto subito il COC, abbiamo la convenzione con gli alberghi per questa notte per chi è stato evacuato e poi abbiamo aperto sia il Palabecci e sia il Papa Giovanni II per le emergenze. Siamo già operativi, ma già da diverso tempo, quindi in prefettura c'è il centro di emergenza che abbiamo attivato con il prefetto, io ho sentito il prefetto alle 3:10, il questore è qui in giro, quindi siamo tutti quanti in prima linea. Adesso mi ha scritto il sindaco De Caro. Parlano le lacrime del sindaco Carlo Masci, che ringrazio, grazie sindaco. Grazie sindaco, grazie, parlano grazie. Le lacrime, posso levare la mascherina perché non riesco più a respirare. Allora Enrico, allora io direi... Il sindaco Carlo Masci, che è stato chiaro e preciso. Direttore. Io direi, Enrico, riprendi fiato anche tu ovviamente, sì, perché insomma capisco, è veramente un momento non semplice anche per lavorare. Probabilmente valutiamo anche la possibilità di spostarci verso la zona di San Silvestro, se ci sono, che non è poi tanto lontana, se lì la situazione è in qualche modo inaccessibile, vale a dire se non è possibile ulteriormente avvicinarsi per raccogliere ulteriore testimonianza. Naturalmente se tu hai dei residenti, delle persone che ci vogliono raccontare quello che hanno visto, quello che hanno provato, insomma anche il loro stato d'animo, siamo a disposizione, però insomma puoi anche in qualche modo adesso riprendere il fiato e spostarsi nella zona che ritieni più opportuna, poi ci organizzeremo anche. Io vorrei andare a vedere, direttore, se è possibile parlare con il presidente della regione Marsilio, che si è spostato in prefettura più che altro anche per respirare un po' di aria, esatto, perché dal esatto. primo pomeriggio qui si fa fatica, posso assicurare che si fa fatica. Io cercherò di andare a trovare il presidente della regione Marco Marsilio, che era fino a poco fa qui con il sindaco, mi ha detto Carlo Masci che si è spostato in prefettura. Le immagini di Alberto Capo poco fa, adesso la situazione si è un po' calmata, ma poco fa proprio ci hanno dimostrato come ci siano focolai di incendio da tutte le parti, dalla collina verso San Silvestro, qui alle nostre spalle ancora, ecco guarda Alberto, è ripreso ancora lì alla pineta d'Annunziana. Si vede un altro piccolo focolaio nonostante siano intervenuti, ora sono andati via i vigili del fuoco perché, direttore, sono chiamati da altre zone di Pescara. Guarda, facciamo vedere anche la collina di qua, Alberto, perché mi sembra molto interessante. Si vede lì tutto il lavoro fatto dai vigili del fuoco dove è bruciato e lì ancora altri vigili del fuoco, proprio nei pressi di molte abitazioni che stanno continuando il loro lavoro. Lì c'è una camion un camion dei vigili del fuoco che sta salendo proprio verso le abitazioni, mentre tornato lì in fondo il fumo nero nella zona, anzi molto nero, attenzione, guardate direttore, sì. Fumo molto molto nero nella zona, non mi sembra San Silvestro, è più vicino, però fumo nero lì è probabilmente la zona dove c'era lo sfascio di auto prima, c'erano molti scoppi che facevano poi seguito a fumo nero che arrivava praticamente a coprire tutto quanto. Nulla a che vedere con la situazione che abbiamo trovato intorno alle 15:30 quando siamo arrivati qui e che vi abbiamo documentato e potete rivedere quando volete sulla nostra pagina ufficiale Facebook. Se sei d'accordo, direttore, io mi fermo qui per il momento con la collaborazione tecnica di Alberto Capo, ringraziando ancora un commosso in lacrime sindaco Carlo Masci per andare a cercare il presidente della regione Marco Marsilio.